si parte in questa maniera aggressiva. Il centro dovrebbe essere rivolto nell'altra direzione, ma non mi è riuscito. O meglio, ho disegnato e poi mi sono accorto che non funziona. Ma è la 100! 100! Te rendi conto, 100! Ho letto 100 giochi! Ve ne ho parlato! 100 per 15 minuti di media l'uno equivalgono all'incirca ogni 4 sono un'ora, quindi 40, 10 ore, 80, sono 24 ore chiacchiero! Basta, che cazzo ve l'ha fatto ad ascoltarmi? Spero non l'abbiate fatto. Vi voglio tanto bene, ciao a tutti. Ora, tornando a noi, dopo aver parlato di 99 giochi diversi, mi sembra più che giusto dedicare un numero a un gioco che ho scritto io. Porca... Ah, oh, ecco, basta. Quindi, ci siamo. Torniamo a noi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ben arrivati. Oggi voglio parlarvi di un gioco che è Ligranaggio. Avrei voluto farlo prima. In realtà non avrei mai voluto farlo, perché è difficilissimo parlare di una cosa che si è fatto. Ho detto, facciamo il 99. Al centesimo posso anche parlare dell'ingranaggio. Se avete dubbi su come posso esprimermi su un'opera, potete tranquillamente guardare le altre 99 opinioni. Se non vi garbo, potete anche andare. Ciao a tutti. Se invece la cosa vi piace, ne parlo. Cercherò di parlare in una maniera più normale possibile. L'ingranaggio. Allora, che cos'è quest'opera? Tanto per cominciare, l'opera è l'ingranaggio, un Hoffman 5, completamente in bianco e nero. Sono... devo andare a leggere, sto sempre piazzante, ve lo giuro. 228 pagine, copertina a colori, opera di Valerio Amadei, Andrea Marmugi e Stefano Simeone. Eccolo qua. Edita da Stratagemma Edizioni. Nelle varie ludopinioni, nelle precedenti 99 ludopinioni, abbiamo parlato di tutto, passando dalle zine più piccole alle grandi IP, Intellectual Properties. Roba famosissima, si è parlato di tutto quanto. Perché no? Non l'ingranaggio. L'ingranaggio è un'opera di una casa editrice esordiente, nasce in realtà come negozio di percorso e poi inizia con l'ingranaggio come prima opera editoriale, un'opera completamente italiana, presa e ispirata dalle opere letterarie realizzate da Valerio Amadei, un ciclo di libri ambientati nel mondo dell'ingranaggio, dal cui poi nasce il relativo gioco di ruolo, che è questo. Potremmo considerarlo un GDR indie, tecnicamente ne è, ok, non è esatto, non è completamente indipendente in quanto c'è comunque un negozio alle spalle per quanto riguarda gli autori, però certamente è un gioco, diciamo, a basso profilo, mettiamolo in questa maniera. L'opera, difficilissimo farla in questa maniera, io ci provo ma è complicatissimo. Veramente complicato, ve lo giuro. L'opera, come vi dicevo, è un manuale a 5 all'interno in bianco e nero. Parliamo un attimo del setting, dedichiamo un po' di tempo al setting. Allora, l'ingranaggio è ambientato in un futuro distopico in cui per un qualche motivo all'inizio degli anni 2000 le morti sono aumentate in maniera esponenziale, mentre le nascite sono lentamente diminuite, portando sempre di più la popolazione verso la scomparsa, l'estinzione della razza umana. Non si capisce il motivo. L'incremento statistico di morti è uguale, che siano morti violente o, come faccio sempre l'esempio, tegole in testa. In ogni caso, le persone muoiono più spesso e ne nascono sempre meno. Questo ha portato la popolazione mondiale a tantissime soluzioni, a cercare tantissime soluzioni, delle più disparate, al crollo delle conoscenze, delle tecnologie, meno persone che conoscano grandi scienze, come dicevo, faccio sempre l'esempio del boiler io quando parlo del gioco. La tecnologia, un'opera tecnologica, anche la cosa più semplice, richiede molte competenze di molte persone. La scomparsa delle persone, l'impossibilità di trasmetterla, tutte le conoscenze, fa sì che lentamente ci sia un qualche tipo di arretramento tecnologico. Esattamente una focalizzazione tecnologica. La tecnologia si seleziona, si espande e si spinge in avanti alcune branche tecnologiche e se ne abbandonano completamente altre, perdendo buona parte delle infrastrutture delle telecomunicazioni in questo setting. Internet, buona parte elettricità, informatica, tutto abbandonato. Mentre invece si vanno le cose che possono essere più aggrappate, più importanti, quindi di conseguenza la medicina, perché, ripeto, il focus è che le persone muoiono. Non sa perché le persone stanno scomparendo, ok? La medicina e poi tutto quello che può portare avanti il grande sforzo per mantenere in piedi la civiltà, che diventa la meccanica, la termodinamica e la chimica.
Infatti il primo impatto potrebbe sembrare quasi un gioco steampunk, in realtà come Sant'Agostino tirò fuori dal niente, è necropunk. Perché necropunk? Perché di fatto una delle soluzioni che è stato trovato per poter portare avanti lo sviluppo dell'umanità è quello di utilizzare la più grande risorsa presente, che sono i morti. Si trova un modo, sì, può sembrare un po' progettito, ok? L'idea è quella, anche se non è ispirato a... I morti sono una più grande risorsa presente, quindi vengono riutilizzati, conciati, trasformati in automi e utilizzati come forza lavoro, per permettere alle poche persone rimaste di focalizzarsi nelle altre attività mentre loro portano avanti il lavoro più basso e comune della vita. Creature di forza, macchinari dal lavoro, macchinari per la coltivazione. Il mondo, come vi dicevo, si è completamente sempre più chiuso, le telecomunicazioni sono sparite. Al momento di cui giochiamo, giochiamo la città. Si conosce la città di Firenze con le sue mura, tutte chiuse all'interno, in una struttura in cui abbiamo la cittadella delle scienze, in questo, diciamo, politica, tecnocrazia esattamente, cioè un potere dato alla tecnologia, alla conoscenza esattamente, alla scienza. Ha il potere assoluto sulla città, gli scienziati sono anche politici, costruttori artefici detengono il potere, e poi abbiamo all'interno i militi, che sono la forza d'ordine, i tecnofanti, che sono la forza militare, i tecnosofi, che di fatto sono gli stramboidi che amano le antiche tecnologie e cercano le risposte da colui che la sapeva tutto quanto, Google, per esempio, e i figli del fiume e molti altri che ne sono usciti poi nei manuali successivi, che rappresentano i vari aspetti di questo mondo. Quindi potrei parlarne per molto tempo, ma cerchiamo di stringere un attimo. Il setting, quindi, come vi dicevo, è un post-apocalittico distopico molto differente dalla realtà, in cui di fatto la vita è totalmente sacra. Uno degli aspetti fondamentali del gioco, forse uno dei più importanti in termini di setting, anzi, dal mio punto di vista, il più importante in termini di setting, è l'approccio alla vita e il valore della vita. In questo gioco non succede mai nessuno. È talmente tanto importante la vita che di fatto uccidere qualcuno è proprio degli effetti di regolamento che ledano alla psiche del giocatore, del personaggio, in maniera talmente forte da deviarlo, da di fatto ferirlo, rischiare di far perdere il personaggio. La vita è sacra, non si uccide in questo gioco. Questo non vuol dire che non sia un gioco d'azione o di investigazione, vuol dire che la vita va preservata, perché è il centro del setting, il fatto che la vita stia scomparendo e che tutto è in funzione della vita. Questo per quanto riguarda il setting. Il manuale è scritto in maniera completamente diegetica, vuol dire che è raccontato dall'interno del mondo, ok? Dall'interno del gioco stesso. In questo caso specifico il gioco è realizzato, anzi, con un espediente narrativo già visto diverse volte nella narrazione. Gli autori parlano di aver trovato un testo che gli sia arrivato, in questo caso via mail, se non sbaglio, ho scritto io, scusatemi. Un testo che è arrivato agli autori da parte di Linux, un tecnosofo di questa ambientazione futuristica, che ha raccolto materiale, informazioni, più che altro molte interviste dei personaggi del mondo in cui vive, per trasmettercele, perché è convinto che se giochiamo a un gioco possiamo in qualche maniera creare un canale di comunicazione tra i mondi, cioè se cambiamo qualcosa nel mondo reale, se cerchiamo di giocare, riusciamo a intervenire nel suo mondo in qualche modo, chiamata dal futuro, ci sono molti esperimenti del genere nella narrativa e nella filmografia. L'idea di fondo è quella, cioè lui ci manda gli strumenti per poter intervenire sul suo mondo. Esagero di Cicci un esempio, ma lasciamo stare. Quindi di fatto ci invia questo manuale, che è dal suo punto di vista un'opera che ci permette di giocare, e gli autori si limitano a ricomporla e a rimetterla fruibile, con tanto di appunti, perché è coperto di appunti presi a mano sia loro, ma principalmente di Linux rispetto ai testi che ha raccolto nelle interviste. Tutto questo, il manuale, come vi dicevo, competente ed egetico, anche nella parte del regolamento, è composto all'inizio da una lunga serie di quelle che vengono chiamate cartelle, e che non sono altro che vari capitoli dove raccontano il setting, e poi si arriva al punto del regolamento. Il regolamento del gioco è una meccanica suo generis, questa è la scheda espansa del gioco,
perché si bada su un mazzo di carte. Il sistema randomizza i risultati attraverso un mazzo di carte, esattamente attraverso un sistema di deck building in cui il giocatore costruisce un mazzo di carte in base alla scheda del personaggio. Se un personaggio è molto forte avrà molte carte di un certo seme, di conseguenza più facilmente avrà quelle carte per risolvere le sue azioni. Non solo, una delle cose principali del sistema di regole è la non randomizzazione, ma la gestione dell'alea. Di fatto il gioco vuole a suo modo togliere il random completo, ma far sì che un giocatore sappia più o meno quello che il suo personaggio può fare, conscio della propria percezione che ha il personaggio, e lo spinga ad agire in certe direzioni che dovrebbero rispecchiare la natura del personaggio. Una persona molto forte avrà tante carte che riguardano quindi acciaio, quindi le quadri, io ti continuo a chiamarli mattoni, se li chiamo mattoni intendo i quadri, ok? A quadri, quindi spesso faccio azioni del genere. Perché il gioco, come vi dicevo, funziona con un mazzo di carte e con una mano di carte. Il mazzo che viene modificato in base alla scheda, il giocatore pesca quello che viene chiamato il fiato, ovvero l'energia che ha, e gioca le carte dalla mano. Quindi sa i risultati, sa quello che sta giocando. La meccanica poi è una meccanica molto semplice, perché è una meccanica a successi. Il seme o il valore della carta o la coppia delle due permettono di avere successi. I successi vengono spesi per fare le azioni o per avere bonus e modifiche alle azioni. Viceversa, ogni azione può avere delle conseguenze che il meccanico, cioè il master, rivolge contro i giocatori e vengono scartate, tolte dal successo supplementare o subite e compagnia bella. La meccanica di fondo quindi è molto semplice. È semplicemente un po' strana perché non si randomizza più di tanto. Il sistema per l'esperienza è basato sull'esperienza pratica, quindi è come in molti giochi moderni, ci si ferma a fine sessione facendosi delle domande e vedendo se si è fatto o meno alcuna serie di azioni che permettano di ricevere punti esperienza, esattamente quando si è fatto un intero percorso di apprendimento, quindi 5 tipi diversi di azioni, si riceve un punto esperienza che si può spendere per modificare il mazzo e quindi fare deck building, aggiungere carte, togliere carte, per togliere successi più bassi. Tutto si basa sui 4 semi, per finire l'ultima cosa sulle regole, che di fatto equivalgono a 4 aspetti del personaggio: quelle che è chiamata la carne sono i cuori, è l'aspetto emotivo, quelle che è il corpo è l'acciaio, che sarebbero i quadri. Mattoni, quadri, che è la parte fisica, la forza stessa, il vapore, che è i fiori, la parte mentale e intellettuale, e poi l'ingranaggio, che è i picche, che sottostà a tutte quelle caratteristiche uniche e specifiche del personaggio stesso, ovvero al blocco di abilità specifiche per il suo archetipo, la sua classe, o meglio, come lo chiamano, i jolly. Questa è rapidissimamente un escursus sul sistema di regole. Il manuale poi continua all'interno con una bozza d'avventura che, come potete immaginare, essendo diegetica, è complicata da considerare e anche da leggere, perché è ambientata come se faranno questo allora forse troverete questo, narrato in questa maniera, quindi un po' particolare. È supportata da un po' di materiale gratuito che si può trovare sulle pagine della casa editrice. Tiriamo una linea sull'opera. L'ingranaggio è oggettivamente un prodotto indie dal mio punto di vista, letteralmente sotto molti aspetti amatoriale, per quello che è. Ha una scrittura che nasce dalla narrativa e che approda al gioco di ruolo, quindi è lontana dalla scrittura classica della manualistica, fatta in una maniera concisa, chiara, quasi metronomica, e di conseguenza ha una lettura più difficoltosa. Si legge molto bene la parte iniziale, in cui con una serie di interviste si entra rapidamente nel mondo, ma quando si entra con il sistema delle regole questa cosa tende a appesantire la lettura, bisogna averci un po' di pazienza per riuscire a portarla fino in fondo. Non aiuta la meccanica del gioco, radicalmente differente dalla maggior parte dei giochi presenti nel grande flusso del mainstream. Il sistema di una gestione dell'alea non è così comune, e quindi se non si ha un po' di mistichezza con giochi basati su token, conseguenze e successi, tutto insieme rende il gioco di difficile fruizione, con una certa difficoltà d'approccio. Le prime sessioni possono essere abbastanza impegnative, anche perché il setting è radicalmente diverso da molti altri. Il fatto che la matematica determina completamente la legge, il non uccidere le persone, per quanto la violenza sia drammaticamente sdoganata, hanno un approccio
difficile. E quindi nel complesso lo scalino iniziale dell'ingranaggio è talmente alto che se ci vai di corsa lo prendi nel naso, per farvi capire quanto è grosso. Non è così semplice entrarci. Il vantaggio è che è talmente ampio che tende piano piano a afferrarti in uno dei suoi aspetti. Qualcosa generalmente filtra nella persona, per l'esperienza che ho avuto dall'altro lato, e qualcosa ti rimane addosso. Che dire, difficile essere neutri quando poi in parte l'hai anche scritto. Ho provato a darla la meglio. Benvenuti nella centesima, dalla prossima saremo alla 101 ludopinioni che faremo. E se avete qualcosa da dirmi o avete qualche opinione, lasciate pure un commento. Ci vediamo alla prossima. Ciao!